Questo è appunto un campo di volontariato e impegno sul bene confiscato, uno dei più importanti beni confiscati del nord Italia. Lasciavano la scritta famiglia Belfiore non si entra, quindi la violenza, la paura facevano da deterrente. E con la confisca dei beni e il loro riutilizzo sociale significa che noi e voi adesso qua c'entriamo. Lavorare, difatti qua ci sono scarponi, abiti sporchi e sudore. Nel pomeriggio poi fare incontri e per conoscere, per sapere un po' di più e per cercare di diventare cittadini attivi, adulti consapevoli. Non era un eroe, non andava a sminare i campi del Darfur o non era Falcone Borsellino, ma facendo il proprio dovere ogni giorno si è trovato a confrontarsi con questa illegalità, cioè, ed è stato vittima di un sistema. Di corruzione, è una storia di corruzione nella sanità ed è una storia che abbiamo voluto che venisse inserita all'interno della nostra memoria collettiva, perché proprio quest'anno il nome di Amedeo Damiano si è aggiunto alla lunga lista di nomi di vittime delle mafie che leggiamo il 21 marzo. Mi ha molto scosso venire qui, immaginare che queste strade erano percorse da vari soggetti che io conosco per averli studiati, determinate vicende sono state sicuramente immaginate qua, studiate qua. Vi invito a osservare e rendervi conto dell'enorme importanza di questo luogo da un punto di vista del capovolgimento dei ruoli, cioè una cosa che 20 anni fa era impensabile, adesso c'è. Vedetela come una cosa guadagnata con degli sforzi immensi, immensi.